Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo video. Questo video sarà un po' una bombetta. Perché sarà una bombetta? Perché parliamo di qualcosa che non ho mai veramente parlato sul canale. E se mi bannano su YouTube perché faccio questo video, voglio parlare di una storia, di ciò che è successo. Abbiamo tutti visto Marcel Jacobs alle Olimpiadi, che ha vinto l'oro nei 100 metri, hanno vinto l'oro anche nella staffetta italiana. E la cosa, diciamo, divertente è stata che quando hanno vinto l'oro nella staffetta ci stavano il team GB, che hanno perso pure questi, sono arrivati i secondi. Loro, dei membri del team GB, hanno, diciamo, attaccato Marcel Jacobs ed altri dicendo che erano dopati. Storia divertente per quale motivo? Perché in realtà esce fuori proprio di recente un articolo che il British sprinter CJ Uja has been provisionally suspended for anti-doping. Quindi praticamente gli hanno fatto le analisi delle urine e l'hanno beccato nel controllo anti-doping. Si stava prendendo due sostanze che sono state bannate dalla WADA, che è la World Anti-Doping Agency. E quali sostanze hanno beccato? È qua che diventa interessante. Gli hanno trovato, secondo questo articolo, la presenza e l'uso di due sostanze proibite, l'ostarina e la S23, che sono classificati come una parte, come una droga nuova, o comunque una sezione di droghe nuove, chiamati SARMs. I SARMs non sono altro che Selective Androgen Receptor Modulators, e in teoria era uscito un po' di tempo fa che sarebbero questo nuova sorta di steroidi, ma sicuri. Perché più sicuri? Perché non vanno ad agire direttamente sugli ormoni come potrebbe fare appunto gli steroidi normali, ma mimicano l'effetto del testosterone o di altri agenti o altre sostanze anaboliche sui recettori ormonali in parti specifiche del corpo. Quindi non agiscono direttamente sugli ormoni, ma agiscono sui recettori di questi ormoni. Perché ne volevo parlare? Perché in questo momento la vendita non è regolata e nemmeno il consumo. Praticamente sono sulla lista di banned substance nel WADA, quindi praticamente se sei un atleta non li puoi prendere, ma per il consumo di una popolazione generale non c'è nessun limite sulla vendita o sul consumo. Per quale motivo? Perché per ora sono classificati come una serie di cose chimiche e farmacologiche per laboratori, praticamente l'unico scopo per ricerca e laboratorio. Quindi facciamo finta che io faccio finta di avere un laboratorio, io posso andare online e comprare questi SARMs. E praticamente in America, nell'industria americana, letteralmente tutto quest'anno c'è stato un boom nell'utilizzo di questi SARMs. Per quale motivo? Perché appunto ci portano tutti i benefici come gli steroidi, quindi aumento di crescita muscolare, aumento di capacità di recupero, aumento di performance in palestra, bruci più grassi, eccetera, eccetera, ma che sono più sicuri. E la cosa assurda è che molti influencer, molte persone, probabilmente anche nel campo qua in Italia, hanno sicuramente sperimentato con questi SARMs. Purtroppo, ovviamente, questi SARMs non sono naturali, perché ovviamente ci danno, diciamo, dei benefici maggiori rispetto a se ci allenassimo in modo completamente naturale, con sostanze naturali. Per questo motivo sono stati bannate. Se voi avete notato magari delle progressioni assurde in campo, che ne so, seguivate un influencer e poi vedete una progressione assurda, mentre ad esempio comunque gli steroidi sono illegali, queste cose qua, i SARMs in questo momento sono molto facilmente reperibili, basta che vai su Google, li cerchi e li trovi, che ti sconsiglio assolutamente di fare, ma è solo per farti capire come è diventato in quest'ultimo anno molto più semplice fare ricorso appunto a questi SARMs. E la cosa terribile è che non abbiamo nessuno studio a lungo termine sull'efficacia o soprattutto sui possibili side effects, quindi effetti secondari negativi su di noi. Sconsiglio veramente l'utilizzo di questo tipo di prodotto, perché adesso non abbiamo nessun dato, ma chissà in futuro che problemi ci stanno. E infatti mi viene da anche raccontarvi la storia di un ragazzo che si chiama Ryan Casey, che magari alcuni di voi conoscono, che era un atleta Gymshark, che era nel gruppetto dei vari David Lade, James English, e tutto di un tratto tutti loro hanno iniziato ad aumentare il loro massimale di panca in modo abbastanza incredibile. Però dicevo di essere natural, che di non star a prendere niente, finisce che si stanno prendendo appunto questi nuovi SARMs, perché anche Ryan Casey l'ha proprio detto, aveva provato qualche cosa e aveva detto che aveva notato dei problemi con divisione, quindi non vedeva più bene, e da lì ha avuto subito paura, perché ripeto, queste cose sono soprattutto per la vendita e per l'utilizzo appunto di ricercatori nei laboratori universitari, ad esempio contro le muscle wasting diseases. Ci stanno delle malattie che vanno ad agire
subito anche a livello proprio di muscolatura e perdiamo i muscoli, ed è qui che entrano i SARMs, perché riescono a proteggere e a creare un ambiente anabolico favorevole al mantenimento di questa massa muscolare. Quindi sono letteralmente research compound, quindi assolutamente da sconsigliare. Mi è venuto voglia di parlare perché questo atleta inglese che letteralmente hanno perso contro Jacobs, hanno aggredito Jacobs e il team italiano dicendo: ma voi vi dopate? In poi si sono stati beccati loro che si dopano. Ora, ultimissima cosa che sarà abbastanza, come dire, io penso che a questi alti livelli, non per detrarre il duro lavoro, ma semplicemente per conoscendo e stando un pochino nell'industria e conoscendo persone che stanno insieme ad alcuni atleti a questi alti livelli di Olimpiade, io personalmente penso che sarebbe un pochino naive pensare che non ci sia uso più, diciamo, widespread da parte di molti di questi atleti a questi top livelli, soprattutto se pensiamo appunto che alcuni di questi vengono beccati e non riescono nemmeno a vincere. Purtroppo molti di questi compounds come i SARMs hanno un half-life, che è praticamente la durata del tempo che resta nel nostro sistema, abbastanza basso da riuscire comunque a, diciamo, a girare intorno ad un controllo anti-doping. Quindi sì, non per portare le cose in negativo, ma per dire che a mio parere, quando noi guardiamo atleti con contratti multimilionari, calibri di atleti altissimi, allo 0.001% di una popolazione, a parte la genetica che è incredibile, a parte il duro lavoro che è pazzesco, ma quando vediamo quante persone, tipo in passato anche per i 100 metri ci stava un americano, quelli là che erano competitor di Bolt, mi sembra uno si chiamava Gavin, un americano, anche loro sono stati squalificati. Per quale motivo? Perché molto probabilmente a questi alti livelli, purtroppo, l'utilizzo di queste sostanze, non per forza doping, ma anche appunto questi nuovi SARMs di ricerca che stanno uscendo, è abbastanza diffuso. Ci tenevo solamente a fare questo video per informare alcuni di voi, per sentire cosa ne pensate di SARMs, per sapere cosa ne pensate e semplicemente metterlo lì fuori che non esistono solamente gli steroidi, stanno uscendo sempre più appunto di questi tipi di compounds, di ricerca. Vi sconsiglio l'uso, l'utilizzo, qualsiasi cosa, ma sono veramente facilmente reperibili e quindi anche questo ormai rende veramente complicato, diciamo, capire chi ne fa uso, chi ne fa abuso e chi è veramente natural al 100%. E anche per questo la cosa fondamentale è paragonarsi semplicemente a se stessi e provare a migliorare se stessi col passare del tempo, in qualsiasi modo che decidi di farlo, naturalmente, non naturalmente, io non giudico, l'importante è sapere ed essere consapevole delle scelte e soprattutto, se uno prende queste cose, non dichiarare di essere natural, perché è lì che crei problemi e disturbi di immagine ad altri ragazzi e ad altre persone che si affacciano a questo mondo e che ovviamente, non sapendone niente di meglio, pensano che è possibile ottenere alcuni risultati che non è possibile ottenere. Questo è il video di oggi, pensavo anche di filmare un altro video in cui parlo nel dettaglio di altri atleti influencer, magari una sorta di fake nati video. Fatemi sapere se siete interessati, se vi è piaciuto il video lasciateci un like, commentate per l'algoritmo, scrivete quello che volete, mi aiutate veramente un sacco. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, noi ci vediamo nel prossimo video.